Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, edizione delle 16. Oggi giornata importante nella nostra regione con il passaggio del treno, la partenza, il passaggio e la tappa in diverse località della nostra regione, della bandiera che riporta alla memoria il Milite Ignoto con le celebrazioni del centenario che sono dunque in corso. Dovremmo essere in grado fra un attimo di collegarci con Angela Accaino che può raccontarci quello che sta succedendo in questa giornata, quello che già è successo, è arrivato il ministro, ci saranno altri appuntamenti da qui fino a tutto il weekend. Appena siamo pronti, ecco, la vedo Angela che può intervenire con noi dalla stazione di Udine, dunque do subito la linea alla nostra inviata Angela Caino. Buon pomeriggio Angela. Noi siamo all'interno della stazione ferroviaria di Udine, dove è arrivato circa tre quarti d'ora fa il treno storico, partito questa mattina da Cervignano, un treno per ricordare i 100 anni del Milite Ignoto. Su questo treno anche il ministro Guerini, partito questa mattina da Cervignano, che a Udine ha parlato un po' alla gente, ha parlato alle persone e ha ricordato il messaggio, il valore, il significato di questo treno storico che tra poco dovrebbe ripartire alla volta di Venezia, poi ancora a Bologna, Firenze, per arrivare a Roma, così come fece 100 anni fa proprio il treno che portò le spoglie del Milite Ignoto da Aquileia a Roma per essere poi tumulato all'altare della patria. Il ministro Guerini ha parlato appunto di un fatto storico che racconta la storia, ma che trascende la storia per lanciare un messaggio a tutte le generazioni. Allora io direi di sentire proprio le parole del ministro e poi la linea allo studio. L'elemento dell'unità nazionale. Il Milite Ignoto è stato un formidabile fattore di unificazione nazionale. E a quello spirito di unità, di lavoro comune, di solidarietà reciproca, io credo dobbiamo guardare, tornare, implementare, sviluppare per trovare la forza per affrontare anche le prove difficili che il paese, che l'Italia, che la nostra comunità nazionale ha conosciuto nei mesi che stanno alle nostre spalle e soprattutto per edificare, fondandola su valori importanti, il nostro futuro. Quindi, senza retorica, questo viaggio, il viaggio che facciamo a 100 anni di distanza, vuole essere questo, vuole essere un messaggio di unità, vuole essere un messaggio di gratitudine, vuole essere un messaggio di speranza verso il futuro. E a tutte le comunità che 100 anni fa si inginocchiarono di fronte al convoglio che trasportava il feretro del Milite Ignoto e che oggi in condizioni e contesti diversi comunque guardano a questo viaggio con sentimenti positivi di riconoscenza, di omaggio, di resa degli onori, ecco io credo che a questi sentimenti noi dobbiamo guardare con gratitudine e con speranza. Grazie a Udine, grazie alla vostra comunità, grazie alle comunità che abbiamo incontrato in questa prima tappa del nostro percorso, del viaggio di questo treno, il calore che abbiamo sentito, il calore che è stato trasmesso a questo convoglio, soprattutto ai valori che rappresenta, credo sia fondamenta importante su cui poggiare per festeggiare al meglio la festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che è il 4 novembre. Onore al Milite Ignoto, onore ai nostri caduti. Viva le Forze Armate e viva l'Italia! Proseguiamo con il Milite Ignoto, poi dopo vedremo i dati Covid, c'è un nuovo rialzo dei contagi, continua purtroppo il trend in rialzo e continua ad essere Trieste la città che contribuisce di più a questo aumento dei contagi nella nostra regione, ma come dicevo, proseguiamo con le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto e adesso ascoltiamo le parole del presidente della nostra regione, Massimiliano Federica, intervistato da Davide Zanirato.
Beh, è una testimonianza di unità del paese, unità non semplicemente simbolica, ma proprio fra le persone, tra le istituzioni e i cittadini. E penso che questo messaggio oggi deve essere qualcosa di attuale, non semplicemente un onorare la memoria, non semplicemente un ricordo, ma deve essere un esempio quotidiano, soprattutto per il momento difficile che stiamo vivendo. Penso che l'unità del paese debba essere la guida per uscire dalla crisi pandemica che abbiamo vissuto e che dobbiamo superare insieme. Governatore, oggi alla cerimonia c'erano anche tanti bambini, un bel segnale. È bello perché è un'unione tra generazioni, dove anche chi è magari molto lontano dai fatti che hanno portato via centinaia di migliaia di cittadini di questo paese morti in guerra, famiglie spezzate, genitori che hanno perso figli, ma è giusto che le giovani generazioni conoscano la storia nella quale la nostra popolazione, il nostro paese è cresciuto. E quindi questa partecipazione anche allegra dei bambini, però è una testimonianza di futuro, non soltanto di ricordo. E sentiamo infine anche il sindaco di Aquileia, Zorino. Sindaco, è un momento importantissimo questo per Aquileia, che diventa davvero il centro dei festeggiamenti italiani, delle celebrazioni per il Milite Ignoto. 100 anni fa Aquileia fu designata quale madre di tutte le città in onore di tutti i caduti della Grande Guerra. Oggi, grazie a questo centenario a cui abbiamo lavorato in rete con tutti gli enti, dal Ministero fino alle associazioni locali, fino alla comunità, siamo riusciti a ricreare quel clima tra l'altro di cui c'è bisogno, perché c'è bisogno di clima di comunità. E questo non è detto che quando le celebrazioni sono legate soltanto alle alte sfere, sono le persone, sono del popolo, e dobbiamo riportare su questo piano proprio con un significante molto chiaro, che è quello di riuscire a ristabilire, e parlo come istituzione, un legame sincero con la popolazione tutta, perché la comunità è la prima fondamento dell'istituzione. C'è molta divisione in questo momento in Italia, quello del Milite Ignoto di 100 anni fa, l'esempio del Milite Ignoto con migliaia e migliaia di persone che solidarizzarono col suo passaggio, può essere uno spunto per ritrovare un senso forte per quel che riguarda il popolo italiano? Lo è già, perché siamo partiti dalle scuole, siamo partiti dai ragazzi, da quello che l'istituto scolastico deve ritrovare anche quel ruolo proprio di racconto della storia, dell'eredità culturale, spirituale, che fonda fondamentalmente quello che siamo e quello che possiamo essere. Quindi questa è una riflessione necessaria e dovuta, e continueremo a lavorare su questo. Torneremo a parlare di queste celebrazioni anche nella successiva edizione del nostro telegiornale. Adesso invece andiamo a vedere i dati per il bilancio del bilancio Covid per la nostra regione. Non sono dati assolutamente positivi, perché il numero dei contagi è cresciuto notevolmente, anche se negli ospedali la situazione rimane di assoluto controllo. Non c'è il rischio, tanto per intenderci, che si vada in zona gialla, non c'è il rischio che si arrivi a livelli da zona gialla. Tra un po' ne parleremo, vi mostreremo anche i dati di occupazione dei posti letto negli ospedali, ma vediamo quello che invece è il bilancio della nostra regione. 267 sono i nuovi contagi riscontrati, più 18 rispetto a ieri, e come potete vedere ci sono anche più 3 ricoveri in terapia intensiva, che hanno fatto salire da 10 a 13 i posti occupati nella terapia intensiva della nostra regione. Per quanto riguarda invece gli altri posti letto, quelli dei reparti che vedono ricoverate persone che non sono a rischio imminente, dunque hanno solo necessità di essere tenuti sotto controllo e di essere curati in ospedale, come potete vedere ci sono 2 ricoveri in più e il numero complessivo è di 61. Sta crescendo il numero delle persone in isolamento, ricorderete qualche giorno fa eravamo scesi abbondantemente al di sotto delle 1000 persone positive in regione, quindi in isolamento,
mentre adesso ne abbiamo 1748 più 125. I tamponi effettuati sono stati 22.275, quasi 6.000 in meno rispetto a ieri. Il totale dei morti si incrementa purtroppo di una persona che non ce l'ha fatta, una anziana donna di Trieste che era curata ed era a casa, e poi l'1,19% è l'ultimo dato che vi diamo, che è il rapporto tra i tamponi effettuati ed i contagi, le positività riscontrate. Dicevamo degli ospedali, andiamo un attimo a vedere sul sito dell'Agenas qual è la situazione della nostra regione in questo momento per quanto riguarda le percentuali di occupazione in terapia intensiva ma anche negli altri reparti. Siamo al 6% in questo momento in Friuli Venezia Giulia, il dato è aggiornato a ieri, quindi ci sarà per quanto riguarda oggi un altro piccolo aumento. Siamo comunque ancora lontani, non lontanissimi, ma lontani dal 10% che segna il primo livello di allarme con il quale si rischia poi di andare in zona gialla se questo parametro viene combinato con altri parametri che sono quelli dell'RT regionale sostanzialmente e dell'incidenza di nuovi casi ogni 100.000 abitanti, e la situazione della nostra regione sta purtroppo peggiorando di giorno in giorno, mentre per quanto riguarda l'occupazione nelle aree non critiche siamo al 5%, distanti dal 15%, che in questo caso rappresenta il limite, così come il 10% per la terapia intensiva e il 15% per le aree non critiche destinate dagli ospedali alla cura dei pazienti con sintomi da Covid-19. Ci sono anche altri dati, eccola qui, incidenza ogni 100.000 abitanti, l'ultimo dato è quello del 25-10-21, settimana fino al 28 ottobre, l'incidenza è di 60,52 casi ogni 100.000 abitanti. Questo parametro è migliorato rispetto a quello della settimana precedente. Mancano però evidentemente anche gli ultimi dati che sono stati abbastanza negativi perché il numero dei positivi è aumentato, ma come sapete il monitoraggio si basa sui dati della settimana precedente, cosa dire? Che bisogna tenere alta la guardia, bisogna insistere sulle vaccinazioni perché a dispetto di un incremento che sta diventando importante dei nuovi casi, dei nuovi positivi riscontrati dai tamponi effettuati nella nostra regione, non si registra per ora un problema imminente negli ospedali, ma è chiaro che se il trend dovesse continuare così potremmo ritrovarci di nuovo alle prese con provvedimenti restrittivi. Mentre ora siamo in zona bianca, c'è un Green Pass che consente a tutti di poter lavorare e a tutti di poter godere, in possesso del Green Pass, di servizi che sono equiparabili al periodo della normalità. C'è poi l'obbligo sul posto di lavoro che ha creato qualche problema, ma sostanzialmente ormai a 2 settimane dall'introduzione del Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro non si sono registrati particolari problemi. Andiamo avanti adesso e parliamo invece della NET, bisogna nominare il commissario, il sindaco non si decide, sentiamo il servizio realizzato da Valentina Bearzi. La posizione dei sindaci della Bassa Friulana è molto chiara, è stata espressa al sindaco di Udine già molto tempo fa, molte settimane fa. Noi chiediamo la nomina di un amministratore unico proprio per sottolineare il clima di grande emergenza che c'è nella nostra società, nella NET. E quando c'è un clima di emergenza naturalmente servono misure speciali. Noi crediamo che un amministratore unico è nominato per fare le 3-4 cose importanti che servono per ripristinare la normalità nella NET sia il provvedimento, sia la strada giusta da fare. E pare che ieri sera ho sentito che Udine, il sindaco di Udine intende procedere in altro modo e quindi noi non ci troviamo assolutamente d'accordo su questa impostazione e quindi oggi diserteremo sicuramente l'assemblea.
Il nome di Luisa De Marco, che è uno dei nomi che è stato fatto, non vi interessa? Non è una questione di nomi, io il nome l'ho sentito ieri sera, non ho naturalmente nulla da rilevare intorno a questo nome, che è un nome che è conosciuto, ha fatto il sindaco, sicuramente è un nome importante, ma non è una questione di nomi, ma proprio una questione di scelta e di metodo. Bene, ringraziamo Valentina Biarzi per questa intervista al sindaco di Cervignano. Adesso ci fermiamo, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale questa sera alle 19:00.